Buongiorno, allora noi siamo qua stamattina perché vogliamo chiedere di vedere la circolare che ha fatto la preside che non si può fare la merenda. Escontro sulla merendina da consumare in classe all'Istituto Omnicomprensivo di Formicola, Ponte Latone, Liberi e Castel di Sasso, vietata dalla preside in merito all'aumento dei contagi Covid. Alcune mamme non ci stanno e hanno voluto saperne di più. Noi siamo andati a Liberi e sentiamo che cosa chiedono. Allora, noi siamo qua stamattina perché vogliamo chiedere di vedere la circolare che ha fatto la preside che non si può fare la merenda e in base a quale legge ministeriale lei ha imposto sta circolare. Tutto qua. Mangiare e bere, sì, i bambini non hanno bevuto. Cioè, qua stiamo vivendo una situazione in cui stanno pagando solo i bambini. Io chiedo un noi chiediamo un incontro perché gentilmente vorremmo vedere questa legge che vieta ai bambini di fare la merenda. Naturalmente abbiamo sentito sulla vicenda anche la versione della dirigente scolastica, la professoressa Tafuri, che per impegni istituzionali abbiamo raggiunto solo in diretta telefonica. Allora, Preside, c'è una protesta, come lei sa, di alcune mamme nell'ambito del suo istituto omnicomprensivo di Ponte Latone, Liberi, Formicola e Castel di Sasso, relativamente alle misure anti-Covid che sono state adottate a scuola, secondo le quali i ragazzi non possono mangiare o, se preferisce, fare la classica merendina. Che cosa c'è di vero? Ecco, ma alcune mamme affermano che non possono nemmeno bere, non le sembra un po' troppo? Lei lo ha vietato? Non ho mai vietato di bere, sarebbe una cosa ridicola e inimmaginabile, visto che tutto il personale scolastico è dotato di buon senso. Ecco, qualcuno chiede se esista o meno una disposizione ministeriale in tal senso, oppure è una disposizione del dirigente scolastico? Ok, grazie Presidente, buon lavoro. È tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.